un'iniziativa di cui siamo orgogliosi nel poterla ospitare e nel poterla supportare. Lo sport paralimpico è uno sport che gradualmente nel corso di questi ultimi decenni ha preso piede, si è sviluppato e credo che sia importante per lo sviluppo della nostra società. Abbiamo atleti e atlete di punta in numerosi sport paralimpici e di questo dobbiamo essere orgogliosi come paese e come in questo caso territorio senese. Noi siamo una piccola associazione che comunque si occupa di danza paralimpica, quindi abbiamo come oggetto appunto l'inclusione della danza sportiva dei diversamente abili con le persone normodotate. Questo ormai lo facciamo da oltre 10 anni. È nata per un'iniziativa di un maestro, Roberto Di Girolami, che adesso è qui accanto a me, e abbiamo portato già nella Federazione Italiana Danza Sportiva il settore paralimpico, che già esiste in questo caso da diversi anni, forse anche per merito nostro. È uno degli obiettivi del CIP è proprio questo. L'inclusione è la parola chiave. Infatti il nostro obiettivo è permettere a chiunque di poter praticare sport, indipendentemente dalle proprie caratteristiche. E questo trofeo è un'occasione per noi molto importante perché porta un nuovo sport paralimpico nell'ambito provinciale.